è comunque una mozione che riprende un tema che noi abbiamo già affrontato nelle legislature scorse, purtroppo inascoltati dal Presidente Vendola, e oggi approfittiamo di questo cambio di governo alla guida della Regione per capire se c'è ascolto e soprattutto se c'è confronto. È un tema che tende a ridimensionare le strutture di management dei due istituti, riducendolo una sola, e che tende ad omogenizzare le strutture complesse, i dipartimenti, i primariati e così via, senza incidere sull'assistenza, senza incidere sulla ricerca, ma determinando un risparmio di spesa che noi avremmo calcolato in circa 2-3 milioni di euro annuo. Ricordiamo che questa è la regione super tassata per i cittadini, per tenere su il bilancio della sanità. I cittadini pagano aumenti di tassazione IRPEF, aumenti di tassazione IRAP, pagano l'euro in più sulla ricetta farmaceutica, 10 euro in più sulla ricetta specialistica. Ecco, questo è il momento per dare un segnale, per dire che è possibile razionare la spesa sanitaria senza, ripeto, incidere sulle attività degli istituti, ma qualcuno deve perdere la poltrona.